ragazzi, allora oggi siamo qua con le nostre cipolle e per seminarle, per trapiantarle, ragazzi, abbiamo un nuovo macchinario. Cioè, aspetta. Ragazzi, allora siamo un po' dispiaciuti io papà perché si è andata male stamattina. Ci avevamo il trapiantatore col trattore. Sì, è venuto il trapiantatore, quello col trattore, però forse ce l'abbiamo un mini video proprio di pochi secondi. Magari poi vi facciamo vedere dopo, però ragazzi, la terra era troppo umida e quindi umida, era bagnata perché ha piovuto l'altro giorno, ha piovuto per 3 ore. Però pensavamo che riuscivamo ugualmente. Esatto, invece no. Anzi, anche peggio. Forse anche peggio. Per cui abbiamo dovuto rimandare. E adesso cosa siamo a fare? Adesso stiamo rimettendo a posto quello che il trapiantatore non è riuscito tanto a metterle giù. Esatto, quindi abbiamo anche smesso di usarlo. Ritornerà quando sarà un po' più asciutto. Infatti guardate qua, non si... E proprio peccato. E allora adesso siamo a rifare un po' le file alla vecchia maniera, modello mal di schiena. Sì, modello mal di schiena. E ripassiamo almeno. Come vedete, ecco, vedete, poi lui non riusciva a buttarle giù perché poi dopo buttarle giù ce le buttava, che poi con la terra le rimaneva. Esatto, c'era praticamente la punta, a forza di andare giù e su, giù e su, giù e su, rimaneva attaccata alla terra e niente, insomma, alla fine poi ci sono, dei buchi dove non sono state messe. Quindi, ragazzi, fate conto che tipo magari su 150 ne mettevano 20, ne mettevano... Sì, 30, 20. 20. Quando poi dopo si impastava il macchinario, ciao. Niente da fare, per cui adesso le stiamo tutte ripassando e niente. Vabbè, a questo punto vi descriviamo come si trapiantano le cipolle alla vecchia maniera, metodo schiena. Esatto, al mal di schiena, metodo mal di schiena. Allora, vai. Tanto ci servono le cipolle. Sì, i cipollotti. Cipollotti. Noi prendiamo queste qua così, se no potete... Che sono massette da 50. E sì, poi, se no ci sono quelle vaschette nei plateau. E appunto. Scegliete quelle che volete. Noi che varietà abbiamo messo, te lo ricordi? Che varietà mettiamo? Dovrebbe Tropea. Tropea, bravissimo, complimenti. Tropea e Trischieto, che è una cipolla di qua, che è rotonda e schiacciata, rotonda buonissima. Rotonda e schiacciata, e Tropea lunga e... Sì, Tropea la conoscono tutti. Sì, chi non la conosce è meglio che cambi canale. Ok, ragazzi. Allora, a che distanza le mettiamo? Più o meno. Più o meno. Secondo te quanto può essere? 10. Di più? 15. Sì. Ma anche le Tropee anche a 10, no, 10 è veramente proprio il minimo. Perché ragazzi, poi mettiamo una. Sì, allora il macchinario lui li metteva una qua e poi teneva tipo forse a 40 centimetri, dipende dalla distanza, ma ha detto che lo puoi regolare. E poi invece per la fila ne teneva 15. All'incirca, poi dipende se... perché ragazzi, non è quanto... E 15 se te tutte le butti tutte assieme, perché ragazzi... C'è questo macchinario che gira. Ah sì, alla fine, esatto. Cioè lui andava, ha detto, al minimo in prima ridotta. Ed era difficile, ragazzi. Dovevi fare così. Velocissimo, cioè, velocissimo. Dovevi avere il tempo di toglierla, infilarla. Poi alcune volte magari le radici si... Erano legate, annodate. E quindi te magari saltavi i buchi per strapparle, tutte queste cose qua. Sì. Ragazzi... Ok. Era difficile. E va bene, niente ragazzi, noi continuiamo a trapiantare e niente, dai ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto non dobbiamo chiuderlo, dobbiamo andare a portare a posto le cipolle, se no ci seccano, quindi adesso bisogna noi mettere tutte le... noi, ragazzi. dopo perché si sta alzando il sole, quindi noi adesso andiamo a prendere le cipolle, le mettiamo diciamo con un panno umido bagnato sopra, in modo che almeno non marciscono. Ok, dai, andiamo. Dai.
Andiamo, qua ci ritorniamo dopo e vi facciamo vedere tutto come si fa. Intanto vi facciamo vedere. Allora, qui intanto abbiamo lasciato un po' di. Come vedete, per dire, una l'ha messa qua, qua tutto saltato, una rimessa lì. Vedete, c'è il macchinario, per dire, questa non l'ha trapiantata. Qui uguale un buco della Madonna perché ritrascinava via la terra, vedete? La trascinava proprio via. Ok, ragazzi, adesso andiamo a caricare le cipolle sul motocoltivatore, sul motocariola e si parte. Perfetto ragazzi, ora le andiamo a portare su, metteremo il panno bagnato e almeno non marciscono. Quindi ragazzi, non mettetele nell'acqua, se no c'è il rischio che marciscono. Niente ragazzi, o le mettete sotto la sabbia oppure con un panno bagnato sopra. Perfetto ragazzi, allora noi qua stiamo continuando alla vecchia maniera, la maniera mal di schiena, e abbiamo già fatto un po', però in tanto tempo ragazzi, e niente, l'abbiamo messa a distanza sempre 15 15 centimetri. centimetri e niente ragazzi, dopo poi le concimeremo. Con il concime organico, e niente ragazzi. Dai, noi finiamo di metterle giù e poi guarderemo se le riusciamo a raccogliere. Dai, mi Sì, ce la raccomando facciamo. ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e un prossimo video. Ciao raga.